primo festival di San Michele del comune di Aprilia. Ecco qui un grandissimo ospite, un bravissimo artista, ecco, non ha bisogno di presentazioni, Renzo Rubino, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, senti, ma questo pop alla fine l'hai scoperto? Io non ci ho capito niente. E infatti continuo a cantare questa canzone, che è una domanda continua, è un'ossessione. Ma la verità è che il pop non esiste. Il pop sono le persone che ascoltano. Il pop è il popolo, è chi ha voglia di ascoltare musica. E poi ci sono diversi generi, c'è chi ha voglia di ascoltare una cosa piuttosto che un'altra. Ecco, senti, oggi ti trovi qui con il primo festival di questo comune di Aprilia, che ha fatto sempre tutti gli anni di questo patrono, sempre una grandissima festa. E quest'anno ha fatto il primo festival, che emozioni hai? Beh, è giusto puntare sulla, secondo me, sulla qualità in generale, quindi trasformare quella che era una festa in un festival è un passo importante, perché per l'appunto secondo me rende e dà prestigio anche alla piazza di Aprilia. È importante che poi ci sono degli artisti che hanno ancora più voglia di venire a suonare, perché il festival preclude il fatto che ci sia un interessamento specifico della musica, no? E quindi è un modo per portare ancora di più fuori il nome di Aprilia. Io sono contento e felice di essere qui stasera, perché io poi il disco l'ho registrato ad Aprilia, il mio manager Carlo Avarello è di Aprilia, mi ha voluto fortemente qua, ha voluto fortemente questa cosa, quindi io stasera sto per salire sul palco e tenterò di dare veramente l'anima. Ecco, abbiamo visto tantissimi fans, si stanno spengendo le luci e tutti che ti aspettano strepitanti. Qualche anticipazione, due battute? Ci siamo, gli è fame il cucchiaio, diceva mitico Francesco. Ma un'anticipazione tua? Ma su che cosa esattamente? Su progetti imminenti? Adesso andiamo a Tokyo, in Giappone, poi andremo in Cina, inizieremo a viaggiare un pochettino portando questa musica anche all'estero, e poi torneremo nei teatri, poi mi concentrerò sulla costruzione di un nuovo lavoro. Perfetto, io ti ringrazio e ti faccio tantissimi complimenti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.